La crisi è passata se pensiamo alla crisi finanziaria, dei mercati finanziari, appunto. Lo è un po' meno se pensiamo al lavoro, perché certamente, questa crisi ha avuto più aspetti, no? La finanza, la produzione e il lavoro. La finanza possiamo dire che, diciamo, il default globale è scongiurato, almeno nel breve periodo. La produzione sta ripartendo sempre da alcuni segnali, ciò che non riparte è il lavoro. Quindi non possiamo immaginare che l'economia tradizionale darà lo stesso lavoro che dava prima la crisi. Quindi dobbiamo rimmaginare altre forme di lavoro. Io credo, ad esempio, ci sarà un ruolo del civile molto più importante anche nel produrre posti di lavoro. Quindi la crisi è passata sì e no. In ogni caso sono d'accordo sul fatto che la lezione sembra essere inascoltata, almeno in buona parte. Io non vedo grandi cambiamenti di stili di vita, cioè non mi sembra di osservare un esame di coscienza collettivo che stia portando a una maggiore sobrietà, a un maggiore rispetto per l'ambiente, a un atteggiamento più prudente nei confronti del risparmio, a un consumo più solidale. Vedo pochi segnali. C'è qualcosa, e non voglio essere pessimista, però io mi aspettavo forse qualcosina in più. Cioè io quando la crisi è partita speravo, forse ingenuamente, che questa esperienza dolorosa che si stava facendo comunitariamente a livello globale avrebbe prodotto più cambiamenti di stili di vita, che ad oggi non mi sembra che si sia realizzato. L'encilica è rimasta inascoltata, ma la mia impressione è che non sia arrivata ai livelli della politica e dell'economia, diciamo, delle grandi istituzioni. Non so quanti policy makers internazionali o importanti imprenditori abbiano seriamente meditato, studiato su questa enciclica. Qualcosa si è fatto sicuramente, però in ogni caso non sono le encicliche da sole che cambiano la storia. Occorrono le testimonianze delle persone, occorre che l'encilica dia voce a un popolo, a tante esperienze che dal basso cambino davvero, davvero l'economia, la vita civile. Quindi io credo che se l'encilica produrrà, come già in parte sta facendo, movimenti dal basso, cambiamenti di comportamenti, come fu ad esempio nella prima enciclica dei Papi di fine 800, la Rerum Novarum, che diede vita a tutto un movimento sindacale, diede vita a tutta un'azione politica e civile molto importante tra i cattolici. Allora quel tipo di enciclica lì cambiò la storia. Se oggi accadrà qualcosa di analogo dal basso in tanti, allora possiamo essere pieni di speranza.